Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi vorrei dedicare questa pillola di giurisprudenza a un tema particolarmente sentito dai nostri studenti, quello degli esami. Siamo nel pieno della sessione estiva e nella sessione estiva, come sapete, ci sono 3 appelli. Abbiamo 2 appelli invece nella sessione autunnale e abbiamo ancora altri appelli, 3 appelli in genere nella sessione invernale. Quindi avete 8 appuntamenti durante l'anno nei quali cercate di sostenere e superare gli esami. Vorrei darvi qualche consiglio, perché a volte gli studenti arrivano all'esame con molta ansia, con molto stress. Allora il primo consiglio è banale, ma è cercare di pensare che di fronte a voi ci sono delle persone che hanno il compito di valutarvi, ma non hanno nessuna volontà di nuocervi. Ecco, cercheranno di mettervi a vostro agio e cercheranno di farvi rendere al meglio. Non sempre ci si riesce, perché anche noi siamo esseri umani e ci sono dei giorni nei quali possiamo essere meno attenti alle esigenze degli studenti, però vi posso assicurare che questo è un posto, è un corso, quello di giurisprudenza, nel quale noi docenti siamo particolarmente attenti a mettervi nelle migliori condizioni per sostenere prove impegnative come sono quelle degli esami. Il secondo consiglio importante è: non imparate a memoria. Imparare a memoria non serve a superare gli esami e non serve soprattutto nella vita, perché le cose che voi studiate a memoria dopo pochi mesi le avrete dimenticate, quelle che invece capite vi rimarranno per sempre, non solo perché capite il modo in cui quelle norme, quei principi si applicano nella realtà, ma anche perché poi le norme cambiano e quindi vi potreste trovare in difficoltà di fronte a una norma che appunto non è più quella che vi è stata spiegata nel manuale che avete studiato. Quindi attenzione, mentre studiate chiedetevi sempre il senso di quello che leggete e quando siete agli esami cercate sempre di dimostrare capacità di ragionamento, perché è quello che ci conforta e ci fa capire che voi avete capito e ci rassicura sul fatto che la vostra preparazione, il vostro grado di consapevolezza rispetto a quell'esame è più che sufficiente. In bocca al lupo.